Tempo fa abbiamo parlato degli errori assolutamente da non fare prima del matrimonio e abbiamo visto che questo video vi è piaciuto molto. Così abbiamo deciso di fare una seconda parte del video, però non parleremo più di errori, ma bensì di consigli per il giorno del vostro matrimonio. Ma prima di iniziare, importantissimo, non puoi dimenticarti di mettere like al nostro canale, così magari ci ispiriamo e facciamo una trilogia. Sono Chiara di matrimonio.com e oggi vi voglio dare i 7 consigli preziosissimi per il giorno del vostro matrimonio. Ebbene sì, pare che la cosa che la maggior parte delle coppie rimpiangono di più è di non essersi godute a fondo il giorno del proprio matrimonio. Quindi se anche voi volete evitare di provare questa sensazione, dovete assolutamente seguire i consigli che vi sto per dare. Prendetevi tutto il tempo necessario, infatti cercate di evitare assolutamente di lasciare cose per l'ultimo momento. Diciamo che il giorno del vostro matrimonio è necessario che ve lo godiate davvero a pieno e per questo è necessario organizzarsi per tempo. Dedicate tutto il tempo necessario ai preparativi per potervi poi concentrare sugli invitati. Il giorno del matrimonio non dovete avere preoccupazioni. Godetevi quindi l'appuntamento con il parrucchiere o il make-up artist senza ansia. Vivete il momento senza appunto l'ansia del telefono o dell'orologio. Se volete rendere partecipi gli invitati in tutto e per tutto, potete preparare un rinfresco a casa prima della cerimonia e trascorrere così con loro questo momento, o almeno con le persone più care. Vi servirà anche per stemperare un pochino la tensione. Fai il tuo ingresso senza fretta. Questo è senza ombra di dubbio il momento clou della cerimonia, quell'attimo che verrà sicuramente ricordato da tutti i tuoi invitati, quindi prenditi il tuo tempo. E tu? Te lo ricorderai? Se vai troppo veloce salutando un invitato e l'altro, probabilmente nemmeno tu te lo ricorderai e lo starai davvero vivendo. Per cui non correre. Passo lento, assapora gli sguardi degli invitati, senti le loro emozioni e falle tue. Goditi il momento, che sarà breve ma intenso e assolutamente indimenticabile. Che emozione vedere i tuoi genitori vestiti di tutto punto e così eleganti, o i tuoi nonni, o pensa a vedere i tuoi amici che ti stanno aspettando e ti stanno guardando, l'emozione che possono provare, o quelle persone che era così tanto tempo che non vedevi. Ma aspetta, forse ci stiamo dimenticando di qualcuno. Concentrati sul tuo partner. Ogni volta che ti fermi a salutare qualche invitato, a fare un brindisi o una foto, ricorda di non voltare le spalle a tua moglie o tuo marito per godervi così insieme questi momenti. È il vostro matrimonio e non c'è niente di più bello che viverlo insieme. I sorrisi e gli sguardi complici tra voi due sono un altro ricordo indelebile delle emozioni del grande giorno. Rilassatevi e divertitevi. No stress se qualche invitato arriva in ritardo o se manca una sedia al tavolo dei cugini. Ci pensa il o la wedding planner. Dal momento in cui indossate l'abito da sposa o da sposo, dovete preoccuparvi solamente di divertirvi e godervi ogni singolo momento. È una giornata speciale e ogni minimo dettaglio va vissuto a cuor leggero, lasciandovi aiutare da chi se ne intende e che farà filare tutto liscio come l'olio. Un altro tema che spesso preoccupa le nostre coppie è il servizio fotografico del fotografo, quindi le foto scattate da un professionista, ma anche tutti gli scatti rubati dai vostri invitati. Se non ti senti a tuo agio davanti all'obiettivo, questo è il consiglio definitivo. Sorridi, sorridi e ancora sorridi. Quando sorridiamo, infatti, ci si illuminano gli occhi, trasmettiamo molta felicità e veniamo molto meglio in foto. Consiglio numero 6. Assaporate il menù. Sembra una banalità, però nella nostra community di matrimonio.com un sacco di coppie raccontano come il giorno del loro matrimonio non hanno avuto tempo o occasione di mangiare nemmeno una forchettata di uno dei piatti serviti durante il banchetto. Scegliere il menù da servire al matrimonio non è affatto semplice. Tante coppie si fanno assalire dai dubbi per voler accontentare tutti gli invitati. Quindi, se vi siete impegnati tanto per scegliere il menù, almeno gustatelo con calma. E poi, in una giornata così lunga e piena di emozioni, non potete certo stare a stomaco vuoto. Eccoci arrivati al nostro ultimo consiglio, il numero 7, che basicamente è: non dimenticatevi tutti i nostri consigli, ma soprattutto godetevi ogni istante. Solo voi due sapete che cosa vi rende davvero felici e soprattutto non abbiamo dubbi sul fatto che avete organizzato tutto nei minimi dettagli, quindi relax e godetevi al meglio ogni istante.
Ripetiti questi consigli come se fossero un mantra, oppure scriveteli e attaccali sul muro come se fossero un poster, in modo da non dimenticarli mai mai mai. Se ti è piaciuto questo video, non ti dimenticare di mettere like e di iscriverti al nostro canale, così non perderai mai nessun aggiornamento sul mondo dei matrimoni. Alla prossima!